Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buona giornata. Oggi vorrei concentrare l'attenzione su un argomento assolutamente delicato. Che cosa succede e come deve, quali conseguenze possono determinarsi sul rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore ritenga di rifiutarsi di sottoporsi a vaccinazione in questo periodo. Il problema è stato ampiamente discusso, da quello che è mia notizia, non mi pare ci siano ancora interventi da parte della magistratura, ma il problema sta diventando e diventerà probabilmente nel corso delle prossime settimane sempre di maggiore attualità. Tento un ragionamento al fine di consentire a ciascuno poi di esprimere una propria opinione. Allora, l'aggancio iniziale è sicuramente nella Costituzione. L'articolo 32 afferma in maniera forte e sicura che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari se non sulla base di espliciti interventi e normative di legge. E in questo caso noi sappiamo che non esiste nessuna norma di legge che imponga al lavoratore al cittadino di sottoporsi a vaccinazione. Ma sempre su un piano di interpretazione costituzionale mi permetto però di segnalare anche un'altra lettura delle norme costituzionali che ormai diritto in qualche modo consolidato, ripetuto da una serie di pronunce a livello costituzionale. E cioè nel momento stesso in cui esiste un conflitto tra il diritto alla salute, l'incolumità personale e collettiva e altri diritti personali, quali potrebbe essere quello di esprimere opinioni o quant'altro, la giurisprudenza costituzionale ha sempre sottolineato con grande forza il valore quasi prioritario del valore della salute. E allora, cosa succede se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi a vaccinazione? Noi sappiamo che esiste una norma del Codice Civile, l'articolo 2087 da un lato, ed esiste poi una normativa assai complessa, il Decreto Legislativo 81 del 2008, che regolano gli obblighi, i doveri e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ebbene, uno dei principi cardine del diritto del lavoro è che il datore di lavoro è tenuto ad applicare tutte le disposizioni e ad imporre tutte le disposizioni che sulla base del vincolo di legge, ma anche sulla base delle conoscenze complessive, impongono determinano cautela al fine di evitare di determinare situazioni di rischio, infortuni, malattie professionali e quant'altro. Quindi c'è un obbligo assai ampio da parte del datore di lavoro, ma c'è anche un obbligo del lavoratore di non determinare col proprio comportamenti condizioni di rischio, tanto da poter essere addirittura chiamato egli stesso lavoratore a rispondere in via risarcitoria laddove attraverso il proprio comportamento abbia determinato danni ad altri lavoratori.
Allora, di fronte a un datore di lavoro che imponga l'adozione di una misura di sicurezza e il lavoratore si rifiuti, gli approcci possono essere due. Da un lato, una reazione di natura puramente disciplinare da parte del datore di lavoro, esattamente come avviene quando il lavoratore si rifiuti, ad esempio, di indossare scarpe antinfortunistiche, il casco o quant'altro, e quindi esattamente quando il lavoratore si rifiuta di utilizzare i dispositivi di protezione individuali introdotti, non in maniera capricciosa, ma introdotti dal datore di lavoro al fine di non determinare il rischio, in questo caso la prima risposta potrebbe essere un intervento disciplinare e quindi anche una risoluzione forzata del rapporto di lavoro per giusta causa. Il secondo ragionamento, più come dire, che si muove in una logica di maggiore cautela, si svolge tutto all'interno del decreto legislativo 81. Ebbene, il lavoratore che non si è sottoposto a vaccinazione potrebbe essere un lavoratore a rischio. Allora, a questo punto, seguendo la logica del decreto legislativo 81, il lavoratore dovrebbe essere sottoposto a visita da parte del medico competente, il quale dovrà valutare se il rifiuto a sottoporsi a vaccinazione è un rifiuto, come dire, ideale, ideologico, oppure se è supportato da reali motivazioni di tipo sanitario. Ebbene, se è un rifiuto puramente ideologico, temo di dover concludere che ritorniamo sul piano disciplinare, quindi il datore di lavoro potrebbe a quel punto intervenire anche pesantemente. Se invece esistono delle situazioni di tipo, come dire, giustificate anche dal punto di vista sanitario per non sottoporsi a visita, a vaccinazione, credo che bisogna seguire esattamente quello che dice il decreto legislativo 81, cioè il lavoratore deve essere il più possibile messo in condizioni di non danneggiare se stesso e gli altri, e quindi la prima cosa che mi viene in mente è di applicarlo laddove possibile al lavoro agile, al lavoro da remoto, o comunque metterlo in condizioni, in una situazione nella quale possa non essere a contatto, ad esempio, con clienti o quant'altro. Laddove comunque il lavoratore non possa essere utilizzata in condizioni differenti, ci troveremmo di fronte ad un possibile giustificato motivo di che cosa? Di licenziamento, probabilmente di sospensione in questa fase, auspicando che le condizioni di emergenza sanitaria vengano prima o poi ad essere superate, sarebbe, credo, legittimo che il datore di lavoro possa temporaneamente sospendere dal servizio il lavoratore in attesa del superamento di questa fase, perché attenzione, se invece il rapporto diventasse, come dire, cronico, continuativo, non ci fosse una situazione di rientro dall'emergenza sanitaria, se il rischio potrebbe essere un licenziamento per giustificato motivo soggettivo. L'altro problema che si pone è: sì, ma in questo periodo di sospensione il lavoratore ha diritto o non ha diritto ad essere retribuito? Credo che in qualche modo la logica sarebbe quella di equiparare, esattamente come avviene nelle normative più ultime fine anno scorso, di equiparare questa assenza a malattia e quindi col diritto ad intervento da parte della malattia fin quando le normative contrattuali consentono che ci possa essere sostegno economico. In mancanza si determinerebbe una assenza con conservazione del posto di lavoro in sospensione, ma senza retribuzione. È una materia assolutamente aperta sulla quale probabilmente ritorneremo nelle prossime occasioni, ma attenzione, non è un diritto del lavoratore con leggerezza potersi rifiutare di sottoporsi a vaccinazione, esattamente come non è un diritto di poter non indossare.
indossare o applicare dispositivi di protezione individuale. Grazie. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.